Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo tornando a occuparci del disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Il Consiglio di Stato ribadisce quanto già sentenziato dal TAR d'Abruzzo, ovvero che l'annullamento della gara d'appalto per i lavori di bonifica è illegittimo. Ora quindi si attende che il Ministero firmi il contratto con la ditta che si era aggiudicata l'appalto, la Decdeme, dando il via alla bonifica dopo ulteriori 2 anni persi a causa di questo procedimento giudiziario. Vediamo. Un ulteriore smacco al Ministero dell'Ambiente. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Roma contro la decisione del TAR d'Abruzzo che aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto per la bonifica delle aree inquinate di Bussi sul Tirino. 11 anni dopo la scoperta della più grande discarica d'Europa, la gara d'appalto era stata vinta nel 2018 dalla ditta belga Decdeme, una gara la cui illegittimità era stata precedentemente difesa dallo stesso ministero nel 2017 facendo fronte a un ricorso della Toto Holding. Nel 2020 poi il ministero intraprese una serie di azioni sibilline indubbiamente ambigue, prima dirottato i circa 50 milioni destinati al sito verso il Dicastero dell'Economia, per poi fare dietro front al alcune settimane dopo. Successivamente da Roma si è deciso, senza alcuna spiegazione, di annullare l'appalto per i lavori di bonifica, illegittimamente secondo il TAR e ora anche secondo il Consiglio di Stato. La bonifica sarebbe dovuta partire immediatamente dopo la firma del contratto, per poi essere risarcita, in base al principio di chi inquina paga, da Edison, la multinazionale individuata da TAR e Consiglio di Stato come responsabile del disastro ambientale. Ora però, come detto, una nuova sentenza stabilisce come illegittimo l'annullamento della gara. Festeggiano il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, e le associazioni ambientaliste, che però ricordano quanto tempo sia stato perso a causa di provvedimenti poco trasparenti e senza basi giuridiche ad opera dei funzionari ministeriali. Dello stesso avviso il presidente della giunta regionale Marsilio. È stata smentita la linea imposta dall'ex ministro Costa e dal sottosegretario Morassut, ha detto il governatore. Linea difesa in Abruzzo da PD e 5 Stelle. E il consigliere regionale PD Antonio Blasioli, che è stato presidente della commissione d'inchiesta, difende il suo partito. Chi ha bloccato la bonifica non è il PD, ha dichiarato Blasioli, ma semmai la scelta tecnica di esperti del Ministero che hanno deciso di seguire il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si era espresso negativamente sul progetto. Questa è la tesi del consigliere di centrosinistra, smentita però dal Consiglio di Stato. Quel parere era interlocutorio e non una bocciatura, è scritto tra le motivazioni della sentenza. Intanto sono trascorsi 14 anni dalla scoperta delle discariche, mentre l'allestimento del telo protettivo è terminato solo quest'anno e soprattutto mentre, come certificato dall'ARTA, le sostanze tossiche continuano a contaminare l'acqua, il terreno e l'aria della zona. È partita da Teramo la visita istituzionale in Abruzzo del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, che ha fatto la prima tappa a Campo Boario nella sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise. A livello nazionale l'Istituto Zooprofilattico di Teramo veramente rappresenta una grande eccellenza, un grande orgoglio. Qui è stato fatto un lavoro straordinario anche sul sequenziamento del virus, che è un aspetto fondamentale sul quale ovviamente dobbiamo investire ancora di più e dobbiamo mettere nelle condizioni queste eccellenze di poter lavorare ancora meglio, perché danno un contributo fondamentale per affrontare anche scenari futuri. Quando parliamo di discoteche, innanzitutto non dobbiamo pensare solamente a luoghi di divertimento, perché sono 3.000 le attività di questo settore nel nostro paese e occupano oltre 100.000 addetti, quindi parliamo di vere e proprie realtà economiche e produttive. E a oggi nel nostro piano riaperture le discoteche sono l'unico settore che non hanno ancora una data, e giustamente credo che invece dobbiamo dare pari dignità e dobbiamo indicare anche loro una data per potersi programmare, per poter riorganizzare la propria attività. Io ho incontrato i rappresentanti sindacali, non chiedono di aprire domani, chiedono di poter programmare, di insieme una data, condividendo dei protocolli che garantiscano la sicurezza, la tracciabilità, il monitoraggio. E credo che nel momento in cui abbiamo individuato il Green Pass come elemento di sicurezza e di garanzia, possa essere un elemento che si possa declinare anche per quanto riguarda le discoteche. Credo che dobbiamo avere assolutamente massima fiducia nella nostra comunità scientifica, nel nostro ente regolatore AIFA, nel nostro CTS, perché certamente sapranno fornirci gli elementi utili per proseguire
proseguire questa campagna vaccinale. Non dobbiamo dimenticarci che il vaccino è l'unica via d'uscita per uscire definitivamente da questa pandemia, e anche le libertà che stiamo riprendendo, queste aperture graduali, questo graduale ritorno alla normalità, lo si può fare perché c'è stato un piano vaccinale che ha dato i suoi risultati. Oggi sono in Abruzzo, dove ci sono risultati straordinari, credo un esempio da seguire, quindi credo che le cose stanno andando bene. Su AstraZeneca ovviamente c'era una raccomandazione che noi avevamo dato, ma semplicemente avevamo preso atto di quelle che erano le indicazioni dell'EMA, poi ovviamente c'è stato anche un parere da parte di AIFA. Credo che sia una di quelle scelte ovviamente che spettano più alla scienza, non alla politica. Non credo che spetti a un politico o al commissario Figliuolo decidere che tipo di vaccino somministrare a quale età, quindi ripeto, ci atterremo a quelle che saranno le eventuali altre indicazioni. Si è ritrovata ad essere prigioniera dentro la sua stessa casa a Montesilvano. Si può sintetizzare così la storia di Agnese, che chiede un ascensore nella propria abitazione. Paolo Renzetti. Mia mamma è morta il 21 aprile, mio figlio mi ha preso in braccio per vedere mia mamma morta sul letto, non potevo scendere, è una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. La signora Agnese, 54 anni, è forzatamente chiusa in casa da anni. La sua malattia non le permette di scendere e salire le scale ed il palazzo Ater in cui risiede non ha l'ascensore. Una storia drammatica, purtroppo non isolata, fatta di silenzi, rimpalli e denunce inascoltate. Perché se c'è il mondo a scale qualcuno mi porta sotto, se no così non posso muovere. Se siamo andati, mi può portare sia la fisioterapista o mio figlio, se no cose come faccio, non è possibile. Avete fatto richiesta a Regione e Comune? Sì, no, nessuno dei due, la Regione non c'è i soldi, il Comune se ne frega niente, vabbè, così, ecco, io aspetto, si risolve qualcosa, speriamo. Al suo fianco, in questa drammatica battaglia per abbattere le barriere architettoniche che la rendono una prigioniera in casa sua, c'è da anni il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Sì, il mio cuore piange, ma sono fortemente indignato. È dal 2015 che sto conducendo questa battaglia a fianco ad Agnese. Agnese è una persona che ha gravi patologie, è segregata in casa, non può uscire di casa perché manca un ascensore. Questo è un palazzo di proprietà dell'Ater di Regione Abruzzo. La Regione basterebbe che stanziasse 30.000 euro, perché tanto costa un montascale e un ascensore, per ridare dignità a questa persona, oppure un trasferimento in mobilità ad un piano terra, e se ne deve occupare il Comune di Montesilvano. Allora io sono arrabbiato perché ci sono tanti appartamenti a piano terra anche nella città di Pescara, occupati abusivamente da delinquenti criminali che possono stare lì, che magari sono abbienti, hanno tutte le facoltà necessarie. Persone malate gravemente come la signora Agnese devono rimanere chiuse in un tugurio e non possono uscire neanche sul balcone. Poi non mi venissero a dire che non ci sono i soldi, perché quando si è voluto si sono trovati milioni e milioni di euro, una frazione di secondo, per una squadra di calcio, il ritiro di una squadra di calcio, e poi non si trovano i fondi per queste persone. Questo è veramente vergognoso. Un appello forte al Presidente Regione Abruzzo, Marsiglio, di fare subito uno stanziamento di risorse, trasferirli all'Ater e far installare un ascensore in questa struttura o un montascale. Sembra imbigione senza aver commesso niente, così è, sono due in gas, una cosa brutta brutta, una cosa brutta. Cambiamo argomento, nessun limite di orari per la cosiddetta movida teatina. Chieti, ci sarà però un controllo intensificato delle forze dell'ordine che dovrebbero garantire sicurezza e tranquillità dei residenti. Vediamo. Sindaco, da pochi giorni l'Abruzzo è zona bianca. Chieti, come stanno andando le cose? Le cose a Chieti stanno andando bene, ma non da ieri o l'altro ieri, ma da settimane, se non da mesi. Io sono stato in silenzio in queste settimane un po' scaramanticamente, però devo dire che i contagi, gli indici di diffusione della viremia sono veramente bassissimi da almeno due mesi e mezzo, quindi sicuramente la zona bianca è ampiamente meritata, sia per quanto riguarda la provincia, ma soprattutto per la nostra città. Zona bianca, inizio della stagione estiva. Sindaco, state già pensando a qualche iniziativa da mettere in calendario, compatibilmente ovviamente con un'emergenza sanitaria che non è ancora chiusa?
Sì, senz'altro abbiamo un calendario che vorremmo essere ancora più ricco, comunque ne abbiamo diversi nell'armadio da poter cacciare fuori al momento giusto. E noi ci atteniamo alle disposizioni nazionali e regionali, quindi non mettiamo ulteriori restrizioni, però i cittadini sappiano che la presenza delle forze dell'ordine sarà ancora più massiccia per evitare che si abbiano incidenti spiacevoli. Di fronte a questa esigenza le forze dell'ordine vigileranno affinché le famiglie e le persone possano godersi in pace questi momenti nuovi di vita. Andiamo nella Marsica, una zona totalmente pedonale nel centro di Avezzano, e questo è l'esperimento firmato dall'amministrazione di Pangrazio, che intende così sostenere le attività della zona. Al contempo però il sindaco ha deciso anche di limitare la cosiddetta movida. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Ha preso il via all'isola pedonale sperimentale nell'area del centro cittadino di Avezzano. La decisione vuole essere un incentivo per la ripresa delle attività di ristorazione. Lo stop ai mezzi e ai motori, eccetto per gli autorizzati, è previsto venerdì e sabato dalle 20 alle 22.30 e domenica dalle 16 alle 22.30. È stata regolamentata anche la movida per contemperare le diverse esigenze di operatori commerciali, giovani e residenti. Il sindaco di Pangrazio, d'intesa con i dirigenti, ha optato dunque per una ripartenza nel segno del buonsenso. Ho ascoltato la voce dei ragazzi, la voce dei giovani, la voce dei esercenti delle attività produttive che mi hanno chiesto nelle ore serali, in particolare venerdì e sabato, oltre che domenica, di poter evitare che ci fossero macchine, automezzi di qualsiasi genere nelle strade dove vengono fatti gli aperitivi, dove i giovani sostano a fare a mangiare qualcosa, e per evitare questo inquinamento, ecco, delle macchine, quindi ho pensato e abbiamo pensato insieme a tutta l'amministrazione, agli uffici, di delimitare quelle zone dove ci sono appunto queste attività, da via Cataldi, via Corradini, via Garibaldi, via Monsignor Bagnoli. Sono dei punti importanti che noi abbiamo voluto chiudere al traffico dalle 8 di sera alle 10.30 di sera, per poi consentire il rientro entro le 11. È un piccolo aiuto, come facciamo sempre, e poi chiaramente per definire un'isola pedonale importante, per lavorare su questo, ci sentiremo come sempre con i cittadini, con le associazioni di categoria, vedremo come è possibile contemperare gli interessi di tutti. Questa, ripeto, è una risposta alla richiesta fatta in particolare dai giovani e dagli esercenti, quella di chiudere queste tre giornate, che poi la domenica è una bella passeggiata in tutto quel percorso dalle 16 alle 22, quella la manderemo sicuramente per tutte le domeniche. Fino alla fine di giugno, quindi, per l'intero territorio del comune di Avezzano, l'amministrazione comunale ha stabilito lo stop alla vendita di alimenti e di bevande da lunedì al giovedì da 00:30, mentre dal venerdì alla domenica il divieto di somministrazione scatterà all'1. Nel 150° compleanno della Società Italiana di Salvamento a Pescara, questa mattina sono state presentate le attività della sezione del posto. Vediamo. Oggi ricorrono i 150 anni dalla nascita della Società Nazionale di Salvamento Cristian Di Santo, un grande traguardo, ma quella di oggi è anche l'occasione per presentare quello che farete nella prossima estate. Assolutamente sì, e un augurio particolare alla nostra Salvamento, che oggi festeggia i suoi 150 anni di vita, addirittura riuscita a plasmarsi e a sorpassare addirittura due guerre mondiali. E oggi, per ringraziare e per augurare un forte augurio alla nostra Salvamento, ci siamo attivati con l'associazione LARI, l'associazione radioamatori italiani, dove ci collegheremo in tutto il mondo, addirittura Giappone, America,
America e altre parti del mondo per dare gli auguri di questo evento dei 150 anni da salvamento. Tutti coloro che risponderanno al nostro messaggio, e ora lo vedremo fare live dai nostri professionisti, riceveranno questa fantastica cartolina, questa è grande, poi sarà una cartolina molto più piccola, dove sarà raffigurata la nostra Pescara e i luoghi della salvamento per questo evento. Ho un'occasione da non perdere, quella per festeggiare i 150 anni della storica società salvamento. Noi siamo al loro fianco, cerchiamo di essere il loro punto di riferimento, avendo un'organizzazione SAR sul territorio di tutte e due le regioni, Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, abbastanza estesa e ramificata. Quindi cerchiamo con loro di collaborare a 360 gradi e con la stagione balneare iniziata dal 1 giugno. Il tempo favorevole aiuta le attività ovviamente sia diportistiche che balneari e noi siamo presenti con le nostre pattuglie, mezzi navali e mezzi aerei per farla svolgere nel miglior modo possibile. Oggi facciamo gli auguri alla Società Nazionale di Salvamento e siamo qui a fianco all'associazione proprio per testimoniare la vicinanza del Comune a chi opera per la salvaguardia delle vite in mare, per chi è sempre a disposizione per migliorare la qualità del servizio a mare, per chi si offre in uno spirito di solidarietà per tutte le esigenze della comunità. Noi siamo molto legati a queste associazioni, in particolare alla Società Nazionale di Salvamento che su Pescara svolge un servizio eccezionale che garantisce la tutela a mare di tutti i bagnanti. La stagione è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo la bandiera blu, il mare tutto pulito, si presenta veramente una stagione meravigliosa, al di là di ogni più rosea aspettativa. Oggi anche i contagi sono scesi, siamo la città che ha meno contagi in Italia oramai da quasi 2 mesi, quindi le prospettive sono tutte quante positive e ci auguriamo che poi il bilancio sia altrettanto positivo. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, parliamo di calcio, ancora non è stata sciolta la riserva in casa Pescara sulle figure di allenatore e direttore sportivo. I giorni passano, ma per il momento non è ancora stata presa una decisione che sia definitiva sulle due figure che dovranno rimpiazzare gli attuali dirigenti e Gianluca Grassadonia, l'allenatore. Si pensava che questa settimana potesse essere decisiva, invece Sebastiani sembra volerci pensare ancora un po' prima di decidere a chi affidare il progetto sportivo del prossimo anno. Sul fronte allenatore il candidato quasi unico è Gaetano Auteri, che tuttavia deve prima risolvere il contratto che lo lega al Bari. Anche se Sebastiani, lunedì sera ospite della trasmissione Replay, ha ribadito che l'allenatore sarà una figura scelta dal DS. Dunque anche la questione Auteri, a meno che la decisione sul DS non sia già stata presa ma non ancora ufficializzata e quindi resa pubblica, va ricondotta dentro una discussione più ampia che dovrebbe vedere entro martedì il presidente biancazzurro prendere una strada conclusiva. In queste ore sale l'ipotesi interna con Geria, che nel caso verrebbe promosso in prima squadra dalla primavera. E nessuna novità sul fronte calcistico, anche in casa Teramo. Iachini, incassato l'ok sul PEF, sembra non volersi sbilanciare troppo sul futuro della squadra. Trattativa in ballo ma in stand-by col gruppo romano, ma le scadenze sono dietro l'angolo, vediamo. Se a Pescara c'è fretta di chiudere i nodi tecnici relativi a direttore sportivo e allenatore, a Teramo invece tutto tace. Nel senso che le questioni dirimenti, PEF e stadio, sembrano essere preponderanti rispetto ad un organico allo stato attuale solo ipotetico, con giocatori in scadenza tra 20 giorni, un allenatore che non c'è e un direttore sportivo che non si sa se sarà riconfermato o meno. Il tutto a pochi giorni dalle scadenze relative ai versamenti per la stagione in corso e per quella che verrà. Iachini sembra aver glissato l'argomento futuro calcistico perché in questo frangente, con una trattativa in ballo, non sembra volersi sbilanciare sul fatto che stagione 21-22 sarà lui il prossimo proprietario della squadra. Insomma, incassato l'ok per il piano economico-finanziario, la sensazione è che il massimo dirigente ora voglia accelerare per la chiusura con il gruppo romano e cedere se non tutto quasi il Teramo. Il problema, come detto nei giorni scorsi, sono le cifre dell'eventuale passaggio di quote sociali
societarie. Iachini pensa di poter mettere nel computo 1.800.000 euro di plusvalenze da realizzare con Santoro 500.000 euro, Piacentini 500.000 euro e Diachite 800.000 euro e presentare a chi intende comprare queste somme come valore potenziale da aggiungere a quello che già vale la società. Dalla parte opposta la risposta è stata chiara. Quello che vale il Teramo in questo momento non può essere valutato sulla base di cessioni ancora tutte da perfezionare. E poi, nel caso, a che cifre? Perché non è detto che se e quando questi giocatori andranno in altri lidi, a proposito, il Pisa nega contatti con Piacentini, non è detto che lo faranno a queste cifre che il diavolo ha in mente. La dimostrazione è stata d'inverno, quando la richiesta al Napoli per Diachite ha fatto saltare un interesse molto concreto della famiglia De Laurentiis. Allora come fare? Dismettere prima? Oppure aspettare e vendere col rischio che magari i proventi delle cessioni ne incassi chi subentra? Il futuro è dietro l'angolo, il 28 si avvicina e il milione oltre di spese per Iachini è prossimo alla deadline. Poi ci sarà la questione fideiussione, che come asserito in più di una circostanza fa parte delle pratiche per un'iscrizione mai messa in dubbio dal massimo dirigente, che in realtà pare aspirare ad essere solo gestore dell'impianto, lasciando a qualcun altro la questione calcio. Oppure no. Per sbrogliare questa matassa basta solo aspettare. E domani torna in campo la Serie D, il Castelnuovo lo farà dopo aver recuperato ieri col Vasto Girardi e mercoledì col Pineto, trasferta a Recanati per il Notaresco, mentre proprio il Pineto può blindare per la qualificazione ai play-off. Terz'ultima giornata del girone F di Serie D che per il Castelnuovo arriva a 48 ore dalla sfida di ieri vinta al Ditella di Vasto Girardi, gara risolta dalla rete di Cellucci in apertura e portata a termine senza troppi patemi. E domani di nuovo campionato con i neroverdi impegnati nell'incredibile Tour de Force in un'altra trasferta, quella di Porto Sant'Elpidio. Per il Castelnuovo ora quota 46 punti, possibilità di avvicinarsi alla soglia dei 50 che rappresenterebbe un bottino incredibile, considerando che questa era la stagione di esordio nella quarta serie. Ma la partita in terra molisana lascia strascichi sì nelle gambe, ma anche dal punto di vista del giudice sportivo. Out per 3 match, quindi fino alla fine del campionato, il tecnico Guido Di Fabio, il difensore Francesco Terrenzio, mentre per una sola gara l'attaccante Alessandro Fagioli. Insomma, sarà una formazione ancor più in emergenza. In alto, col Campobasso a +6 impegnato al Maglio Scopigno di Rieti, il Notaresco deve assolutamente continuare a mietere successi per tenere ancora viva la fiammella della speranza, auspicando che dall'impianto laziale possano arrivare buone notizie. Non sarà semplice, ma i rossoblu di Massimo Epifani devono provarci su un campo, quello di Recanati, assolutamente ostico. Che sta continuando una marcia che pare senza sosta invece il Pineto, finale di campionato in assoluto crescendo per i biancazzurri che hanno la possibilità, battendo il Castelfidardo, di rendere matematica una qualificazione playoff per nulla scontata in inverno e che è divenuta realtà grazie ad una serie consecutiva di prove ottime e di risultati positivi. Il rammarico per quello che poteva essere c'è come, ma anche la consapevolezza che il Pineto sembra aver trovato un tecnico e un gruppo sul quale puntare in futuro. Io intanto devo pensare alle prossime 3 partite, poi l'anno prossimo c'è tempo. Intanto ringrazio la società per la riconferma, perché non è facile. Io soprattutto ringrazio il presidente perché mi ha dato la fiducia, e darmi in mano una squadra del genere in quella situazione di classifica vuol dire che ti devi fidare veramente di Marco Pomante. È normale, nonostante un inizio un po' difficile, poi siamo stati bravi io insieme a tutto il mio staff e tutta la squadra a risalire la china. Però adesso io l'anno prossimo non ci sto pensando, io sto pensando a finire queste 3 partite sperando di fare i playoff e poi per l'anno prossimo c'è tempo. Trasferta a Tolentino per la Vastese, squadre ormai tranquille nelle loro posizioni in graduatoria, ma gli aragonesi con la Cinzia Albalonga hanno dimostrato quanto a mente serena possano essere formazione temibile. La Vastese ha fatto tutto mettendo in mostra giovani di assoluto valore come Mamona, Barbarossa, Diarra e Monza, affiancati da un gruppo di senatori che è salito di livello strada facendo. Così come a salire di livello è stato il Giulianova, che ospita il Matese in piena lotta per la zona playoff. Motivazioni differenti per le due formazioni, con Leonardo Bitetto che dopo aver blindato la permanenza ora ha l'opportunità di dare spazio ai tanti prospetti interessanti che potrebbero essere la base dalla quale ripartire l'anno prossimo. Rimaniamo in Serie D. Come detto ieri, il Castelnuovo ha vinto il recupero dell'undicesima giornata di ritorno contro il Vasto Girardi. La rete decisiva segnata in apertura del match è di Cellucci.
insolito ma piacevole venerdì in Alto Molise con il Ditella palcoscenico del recupero della 28ª giornata tra il Vasto Girardi ed il Castelnuovo Avomano. Gialloblu appagati del dignitoso campionato disputato, ma non per questo non volenterosi di fare risultato. Teramani ancora con qualche chance playoff in caso di ottimo trend nei recuperi. Dirige il signor Di Reda della sezione di Molfetta. Il primo spunto nero-verde comporta subito lo svantaggio ai padroni di casa. Emili, dopo appena 1:50, in verticale per l'avanzato Cellucci, che guadagna qualche metro prima di indirizzarla all'angolo per lo 0-1. Elabora una risposta geometrica alla squadra di Prosperi. Fioretti guida con quest'ultimo rapido nel dai e vai. Fiacco nella conclusione, neutralizzata da Olivieri. Al quarto d'ora protesta il Vasto Girardi. Morganti su pralini nei pressi della linea di porta per il signor Di Reda. Non vi è alcuna infrazione. I locali non perdono di vista la tre quarti avversaria. Poco più tardi ci prova anche Pesce, ma senza cogliere i risultati del suo tiro. 29esimo, ghiotta chance per gli ospiti con Foglia, che vede il taglio sul secondo palo di San Severino, che si divora il raddoppio. 41esimo, altro episodio in area teramana. Su questo leggero pallone di Mele, Fraraccio viene ostacolato da Foglia in maniera regolare a giudizio della terna. Minuto successivo, le proteste non accolte sono invece degli abruzzesi, coinvolti nella circostanza il centrale di casa Pacciardi e l'attaccante Mili. Prima del duplice fischio, da posizione defilata, prende bene la mira Salatino, soluzione a giro, ci si mette il legno a negare il pari al Vasto Girardi, che guadagna gli spogliatoi sotto di una rete. Lavoro in regia per Antonio Di Perna per ripercorrere la ripresa. Un minuto e guida si ritaglia un ottimo spazio sulla sinistra, disegna per la testa di Salatino, che la schiaccia tra le braccia di Olivieri. Al quarto, incursione sulla destra di San Severino per l'inserimento di Cellucci. Zafestas intercetta sul primo palo. Al quarto d'ora Salatino in area avversaria, ignora la sovrapposizione di Minchillo, decide di calciare, pallone leggermente alto sopra la traversa, e lo stesso attaccante molisano di lì a qualche secondo a chiedere il penalty, fermato dopo una veronica d'Andoie. Di Reda lascia proseguire. 23esimo, break di Emili a metà campo, percorre oltre 20 metri con il pallone tra i piedi prima di mancare lo specchio della porta. Partita che resta per lo più gradevole. Al 31esimo, calcio di punizione per i locali con Mele. Ci mette i pugni Olivieri al limite dell'area piccola, si coordina da fuori il neo entrato Coia con il pallone a fin di palo. Continua a regnare l'equilibrio Fagioli nelle fila degli ospiti, pericoloso dal fondo. Al 33esimo viene ostacolato da Guglielmi in maniera pulita a giudizio della terna. Ci crede il Vasto Girardi. Mele da limite salta con una finta, il diretto marcatore trova lo spiraglio per Pesce, che viene murato dalla retroguardia ospite. 36 e 40, animi abbastanza tesi nell'area piccola dei neroverdi. Ne fa le spese Terrenzio, rosso diretto per lui, reo di aver rifilato a Mercai un colpo proibito. Nel secondo minuto di recupero Pesce a terra in area nel tentativo di proteggere un buon pallone, Morganti su di lui, non c'è nulla per l'arbitro. Finale al veleno, viene allontanato dalla panchina dei teramani anche mister Di Fabio. Termina 0-1, KO in influente per il Vasto Girardi, successo che per il Castelnuovo Avomano vale il balzo a 46 punti insieme al Castelfidardo a meno 3 dai playoff. E ora alla pallavolo. La Secortona si iscriverà per il 10° anno consecutivo al campionato di A2. Dopo il rischio altissimo di rinuncia, la società della famiglia Lanci ha trovato un accordo con un'azienda del centro-nord che garantirà l'immediato futuro del club abruzzese. Successivamente saranno resi noti tutti i dettagli di questa operazione. Adesso cambiamo sport, parliamo di pallamano. I nazionali under 17 della nazionale azzurra di pallamano studieranno al liceo Maior di Pescara. I dettagli del progetto sono stati presentati questa mattina alla stampa. La Federazione Italiana Gioco Handball e il Liceo Maior di Pescara hanno presentato questa mattina i dettagli della collaborazione avviata nell'ambito del progetto federale denominato Campus Italia, che la Federazione inaugurerà presso il Centro Tecnico, la Casa della Pallamano a Chieti, a partire dalla stagione sportiva 2021-2022. Il progetto coinvolgerà i migliori talenti italiani under 17 in raduno permanente in Abruzzo, rappresentando il fiore all'occhiello delle già molteplici attività poste in essere sul territorio, tra cui anche le Finals 2021 in corso di svolgimento fino al prossimo 13 giugno tra Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Stiamo sviluppando sul territorio dell'area metropolitana di Chieti Pescara una serie di collaborazioni. Questa è una molto importante e prestigiosa per noi, perché chiaramente ci dà la possibilità di dare una
offerta formativa ai ragazzi della squadra federale del Campus Italia di grande flessibilità e di grande importanza. Questa è una collaborazione veramente prestigiosa, veramente importante per noi ed è un'opportunità come tante altre che stiamo trovando su questo territorio. Veramente devo dire che è stata una scelta felice puntare su questa regione e su questa zona d'Italia, perché abbiamo trovato porte aperte dappertutto. Intanto orgogliosi che la Federazione Italiana Pallamano abbia scelto l'Abruzzo per il suo centro federale e per il suo progetto con i giovani. E, mi piace dire che due eccellenze si uniscono, perché 20 giovani talentuosi da tutta Italia arrivano qui in Abruzzo per formare la squadra di pallamano che giocherà il campionato di A2 proprio dall'Abruzzo e avranno la possibilità di frequentare una scuola all'altezza del loro talento e delle loro aspettative, perché il Liceo Maior ha una grande esperienza di lavoro con gli sportivi, ha anche un indirizzo di studio a loro dedicato e quindi a noi fa molto piacere oggi presentare questa nuova collaborazione nella quale sono certa avremo grandi risultati e grandi soddisfazioni. Con il centro tecnico federale presso la nostra struttura del Pala Santa Filomena, unitamente alla Federazione Italiana Gioco Handball, abbiamo dato vita a un centro che è diventata, come bene ha detto, la casa della pallamano, dove si svolgono anche le gare della nazionale maggiore, dove si terranno in luglio gli europei di pallamano femminile under 18 e dove c'è Campus Italia. Campus Italia è un progetto importante che saprà aggregare i giovani, che saprà dare uno slancio non soltanto al movimento ma in generale un movimento proprio per la città, e questa ulteriore sinergia di questa mattina con il Liceo Maior dimostra anche una continuità formativa rispetto ai progetti che stiamo mettendo in campo a Chieti. E questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi li troverete su YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.